Decimo pareggio in campionato per il Pineto, che impatta 0-0 al comunale di Chiavari, più cartellini gialli, in totale ben 8, che azioni da gol. A Maulo deve rinunciare allo squalificato Baggi, 3-5-2, Villa nel cuore della difesa, Evangelisti esterno, Amadio in cabina di regia, Mezzali, Lombardi e Germinario davanti il tandem Volpicelli-Shakir. Entella in ripresa, 3 vittorie nelle ultime 4, sistema speculare, in attacco Tomaselli, in realtà un esterno al fianco di Fagioli, abruzzese di penne ancora digiuno, non convocati perché in uscita Zamparo e Di Santo, oltre alla mezzala Tascone per lo stesso motivo. Partita sporca, spezzettata, tanti duelli fisici, addirittura ben 6 i cartellini gialli estratti nei primi 40 minuti dal direttore di gara Grasso della sezione di Ariano Irpino, francamente esagerati in un match brutto sì, ma sostanzialmente corretto, tra gli ammoniti anche il diffidato Volpicelli, che salterà il prossimo match casalingo con l'Ancona. Nella prima parte una sola occasione pasticcia la difesa del Pineto, a vuoto De Santis e opportunità per Tomaselli, Tonti si oppone in grosso spazza, nella ripresa corner di Peterman, testa di Parodi, Amadio respinge nei pressi della linea di porta, girandola di sostituzioni, Montevago, primi 6 mesi a Gubbio in prestito dalla Sampdoria, prova da metà campo senza esito, ma applausi del pubblico ligure, subito dopo la più limpida delle palle gol, tutto solo il neo entrato Giambè di testa, non inquadra lo specchio, occasione gigantesca per l'attaccante del Pineto, servito da Evangelisti, dall'altra parte spunto di Vianni in campo al posto di Fagioli, tentativo frustrato dall'ottimo Tonti, finisce così 0-0 per il Pineto, pari assolutamente prezioso dopo 2 KO di fila.